Eccoci qui per il secondo tempo di Verona-Milan. È iniziato da appena 25 secondi. Milan ora si difende. Verona prova ad avanzare. Il risultato è sempre fermo su 1-1. Segnare, ma vedi che si è riporto di Verona. Ma questa è la risposta di Vecchia del Pericolo! Cosa Cazzo, succede? pensava passava uno calcinoso, meno com'è andata. Cos'è oggi, domenica? Ed è ancora 16, domani già sarà ancora peggio, a me già sto portando sempre male. Prima cosa è l'anticipazione di domani. Piccolo trottolo. Perché ci sono, non ci sono. Non fosse, non Una avessi in partita. volta che lo Ancora Lea, è sempre entrato al posto di Kusi, Lea, ci sono tutti che No, vedono. io. Ah, al posto di Pellegrini, Io. no, Ho letto Zia, io. ciao. Beh, ci sono là fuori, lui Diaz, dentro Rigier. È entrato nella frazione Leo è rimasto. inferiore, praticamente. Leo è rimasto. Sì, per dare più spinta avanti. Secondo me il virus è che non si muove più, è incredibile. Il sogno di Verona prova ad il avanzare. nostro Calucci, no, Tomori. Tomori, non 26. Recupera palla. Riparte il Milan. Avrebbe bisogno di prendere palla. Ma recupera palla Tonali. Tonali per Righi. Origine, vedi che le offre là. Ancora il Milan in posto di palla. Vabbè, Fernandez! Rebic, un gol assurdo! Perché mi sono estintesa sì, quando quando sei quando fai in tensione interferisci con il fallo cioè. Che a livello nervoso il fallo cioè, agisce sui neuroni se tu fai una ricerca accurata sì, lo so, spieghi ah, però, passo dopo passo la funzione che ha sul cervello in genere. Vabbè, sarà una cosa che posso dire comunque. Cosa può dire? Magari vado al dottore a fare un po' per te, continua la cosa. Perché sono 2 giorni che non sta forte. Ma forte. Mi tirano proprio le ossa della testa. Qua, mi sento proprio considerare. Non vorrei che sia di nuovo che... No, secondo me si sa. Solo è uno Quando stress. non sai come devi parlare, devi comportarti, devi agire, devi stare soltanto tranquillo, basta. Poi devi dedicare il tempo a te stessa, anche altri punti di vista, cioè gli hobby, lo sport, tutte queste cose, l'alimentazione, aiuta. Hai detto che devo dire che sono stato un sapore di cazzo, che ha fatto
Vabbè, poi anche la sigaretta, per dire, non è Sì, quella. fa contrasto la sigaretta. Non è quello. Stitch is the player who's down here. Giovanni. No wonder he just landed awkwardly on that ankle. Who's gonna cross you? Who's gonna clear me? Stai cruel. Anyone associated with the Australian national side as well, he's a very important player for them. Left Australia at the age of 15 to chase a dream of European football. He actually went on trial at Stoke City and wanted to sign him, but they couldn't get international clearance when he was a teenager. Very good at free kicks. Says he always went up to David Beckham, copied his shirt number and his hairstyles, as well as his free kick technique, although he said he stopped at the shaved head look. The magic spray has been applied, let's hope it does its job. All live Serie A coming up tomorrow, the tea time game, Samp against Roma, and Moresi Sampdoria needs to get some momentum, don't they? Una spalla eterna. Lecce have Fiorentina tomorrow as well, that's the later game on BT Sport 2. Perché sei abituata. Europa League offering this week hai degli orari disordinati. Il cervello è abituato in una maniera. Sì, poi ieri ho esagerato un po' perché la domenica si sta presto, quindi sì, ho un po' di sogno che tanto. E più pensi e peggio è, te lo dico sì. Io. Trovare un equilibrio tra te e non so perché, con la mandibola, con l'erbo, si muove i denti, sai, tutto quello di un momento. Io lo faccio per il mio marito, quanto per quello non lo faccio per il mio marito. Comunque, abbiamo già partito, sto parlando di altro. Puntarella? Il suo Verona prova a ripartire, Marmina recupera palla, al momento di parte Verona. Scusa però, c'è un giocatore del Verona a terra. I think it was the land that he got knocked off balance and then tried to land on the ankle. Just tweak those lateral ligaments on the ankle. Very, very painful. Been there myself. Rustich with the World Cup. Almost upon us. That's the worry now for players, isn't it? Leave them to the World Cup. The next couple of weeks, any ligament damage. It's going to put you out of the World Cup. Well, the man just on here, Piccoli, just 21 years old on loan. From Atalanta. Beh, sento come ieri. Vedo prima scoppia a grappa, tutto strappata, non so se si di più. Però l'ho preso attraverso. Con queste squadre stiamo solo noi soffriamo un po' di cinque. Tu perché dormi? Che ho quella sola sensazione che devo fare una cosa per essere. Perché riusciamo a vincere comunque la FIFA. Abbiamo con Verona, io mi chiamo Account. Account. Oggi Manuel mi ha fatto vedere che c'è una mini collezione di bar. But this is Verona side who are on a four-game losing streak, defeats to Lazio, Fiorentina, Udinese, Salernitana. It's been their only win of the campaign against Samp on the 4th of September. Oh, maybe I'm a bit, even contest.
10 goal in the second half. Funzione di parte per ora. Sì, questo lascio la camera. Madonna, mia! No, si attraversa! Vediamo. Prendo. Questa è la prima. Poi il secondo tiro. Mamma mia. No, so, questo è un po' sì, la rete esterna. Questo è come il macello sul segno. È pazza. Attenzione, sono 57 minuti e 30 secondi. Il Milan sta soffrendo la intraprendenza di questi pericolo. Funziona ancora il Verona, avanza. Partiamo. Vai. Bravo. Dai, chi è? Io. Cross in aria, troppo lungo, mannaggia la miseria. Era buona però. It's just a surprise to me, Don, that Milan haven't really asked more questions of a defence than ahead of this weekend. Only Cremonese had conceded more goals this season than Verona. No club had lost more Serie A games than Verona. It is the home side. They are more likely to score the next goal in this game. And that's the baffling thing when you're playing against a side that's struggling. You know, before the game would have thought, right, we're on this today. Scusami, è una cosa facile, sono io che me la copro. Attenzione, avanza il Milan. Arrighi with the layoff. Rossi in aria. Attenzione, Leao. Leao. Verso Rebic che scivola, si rialza, il tiro ribattuto! Smozzato il tiro di Rebic, ha fatto un swing del Verona, funziona con il Verona, trattenuta al danno. Entrano bene a sera poco. Go-to guy in terms of his talent. The rest of this game could dictate how the game goes. Very underrated midfield player. Mm.
13 goal contributions over the last two seasons for Pobega, who was originally came through the youth system at Milan, but was in Torino, you might remember, last season. Spazio nella palla il portiere del Verona. Spazio. Però la tocca Calulu. Come noi. Rimessa laterale per il Verona. Era, sono forse il 61. Per quanto riposto secondo tempo. First Milan goal in that 3-1 win in the Champions League over Dinamo says he was overwhelmed by a thousand emotions when he got that goal. Ha perso una bella mangiata. La palla mia. Perfetto. Usa pure strano. C'aveva ragione Daniele quando mi ha poi dopo quando diceva quando ti esci quando il sapore della tua bocca la baciare secondo me sarà l'età che la più grande cazzo ma se l'età esigente Non è un po' troppo presto per il catetere. Leo! Hernandez! Oh! Leo! In aria! Cade! 2-3, ma è secondo l'abito non può fare di partire per Gabbia con le donne per la palla in palla finale. Questa sera in zona d'attacco per il Verona con il Gara sul 63, un passo di questo secondo tempo. Non era un rigore tempo, non era un rigore tempo. Boh. Non si può. Just come off his toes at the end. What a chance to get that clean there. The connection's good. Close range, you could score. Come off. He's really good opportunities he's had now, isn't it? The substitute pick. Well, he was unlucky the one that he wrapped the crossbar with a header. This is half a chance. Un cambio per il piede del Verona. Entra Djuric e Oblak. C'è un cambio per il Verona in questo momento. Questa è la bandiera del campo. Davide e Enric. Cambio in questo momento. Verona. Attrazione anteriore. Ho pensato il piede un po'. E Germende? Germende? Pobega! E sotto Nali! Germende?
see the energy he's got though. Omega passed the ball out wide, straight away ran at the 80 yards. Recupera palla del Verona, attenzione, riparte. Oh, mi recupera palla Tomori, santo Tomori. Riparte Mila. Sono Righi. Oh, palla. Netto ritardo. Arbitro che prende il cartellino. E ammonisce. They used the phrase all in, that face was wonderful. Well, they both were, to be fair. Righi was all in to get there first. Defender all in to try and win the ball. Ah, Maniani. È stato ammonito il giocatore Maniani. Last half an hour, Maniani, it's his first league appearance of the season. 24 giorni. Non si va del calcolo esatto. Set piece for Milan, for the champions. Sì, perché da no, 24 se festeggia proprio il nome, se tu festeggi proprio il 23 siamo da noi. Allora, si è ricevuto ribattuto per impalli. Gol in Fallo su Bobega. Bobega, ma no, è già forse. Secondo me segna proprio a Bobega o lui in tre. Lo sanno. Ongla, ammonisce del Verona, Ongla. Quadretti, tifosi del Milan, gli spalti. Minuti di gara sono 68 nel corso del secondo tempo. Ricordiamo sempre il parziale Verona 1 Milan 1. Intanto Angelo Barbera. Angelo Barbera Barbera. Ma forse quella che non è Buono. Comunque, calci con più 3.000. No. Parte. Reclama un calcio d'angolo Righi, ma l'arbitro non è di questa avviso. Rivediamo. Prima che me le spunte siamo giunti al 70° di questo secondo tempo, il gioco è fermo, ora esce Callone, cioè entra Callone, esce Verdi, no, sto ridendo per un altro motivo, perché c'è un amico di miei amici che ha il nome Callone. Lo pronuncia sempre, quindi la gente non l'ha, mi vede
Ma c'è il giocatore del bello che passa con la palla. Inquadrato Tomori. Ora che Hernandez non va per la difesa laterale. Piao cade per terra. Hernandez recupera la palla. Anche il fallo mi sa. Gabbia, fallo, attenzione. Così sembra. Not passions. Cioè, voglio rilassarmi, ma non riesco, perché è la forza di me questo sera. Stamattina come lo sono riuscita, volete pulire l'ingresso? L'ho fatto con due comandi. Ma l'ingresso è grande, sono due. Sono come due spazi in questa parte. Ho fatto uno sgabuzzino, ho fatto parlare delle scuole, non mi ha fatto avanti. Ma attenzione per Verona. Ah, c'è pure storia strana per il pallone. Il giro di Buffon. Ma questo no. Ho aperto un po' gli occhi. Che strana cosa. Una cosa bella. Oh. La cacciata, vai via. Juric, the former Bristol City player, is one of those with plenty of height in the box here. Alonso to try again. Over to Wolves. Juric, it's a period of concerted pressure here for Verona. It's going to be a third corner in a row. I think that was half a chance for Juric. He was under pressure from Kalulu behind him. Calcio d'angolo per il Verona. Juric being watched closely by Arrighi. Parte veloce. Con un tiro velenoso. Attenzione però, ora c'è la rimessa laterale per il Milan. Vedi, mi ha fatto. Ma poi non c'è messo. Quanto d'ora? Tumori. Bene, che la mafia avventa, parte di forza. Buonasera. Meno di mezz'ora di gioco con due tempi minuti di gioco. Solamente vediamo le squadre che si affrontano. Amici, vabbè. Questo materiale è figo. Cazzo, ciao. Wow, mi hai detto di tirare. Che si cagira, non so neanche io. Tutte le ossa si stanno muovendo, non lo capisco. Nicely done by Benacer. Caroline, bello, non uscire ancora. Prendere corpo. Chi è? Try to stay on his feet as well, Benacer. Stavo segnando Rebic. E poi cacchiamoci. Dai, ma lo fa, non ti preoccupare, dai, lo fa, dai, come lo fa il video, dai, lo facciamo, noi lo facciamo il gol. Lo facciamo? Non ti fa, non ti fa il partito dell'Evero. Are there enough other players stepping forward from a creative ball? That's a good question, but I would label that to the midfield players. How many times have the midfield players got it into the out? I feel like too many. Ma tu in diretta di queste cose. Ti stai autosputando. Va bene, tranquillo. Regione! Fernando!
fuori. Vado, la parata di Monty Paul. Era passato, scusa, ha fatto l'egoista. Qualche ora al termine. Un po' centrale il team, però. Vabbè, dai, sono di sinistra, come io. Though in the second half we've really seen stepping up Yoli's sides, up the tempo, forced to good saves from the goalkeeper, and block as well. Juric, quanto dura più recupero? Dipende dai falli che si fanno adesso, perché adesso si faranno più falli, daranno più tempo di recupero, sicuramente 5-4 minuti. Messo laterale isolato attacco per il Verona. To guess which way it will go here if it, we are to get a winner. Both sides have had chances in the second half. Faraoni. Recupera palla al Milan con il nostro capitano Hernández. Mamma mia, numero di Hernández. Palla per Origi. Bravo. Hernández. Hernández verso Pobega, purtroppo perde palla. Rimesso laterale per il Verona. Really need somebody to step forward here, Milan. You wonder whether it could be Divock Origi, who admittedly hasn't had the easiest of starts at Milan, just before tonight, four sub appearances in the league. I thought it was utterly ludicrous that he was described somewhere in the Italian media that got a bit of traction as Milan's worst ever signing. How can you reach that conclusion? Four games of football is just beyond me. Outrageous. I was ridiculous. Yeah. Comment who ever made that. Yeah, totally agree. Outrageous. Not even gotten into his stride, he's carried a couple of injuries. Milan fa sul cazzo di nuovo. Hernández. Rebic. Origi! Un po' fallato il tiro di Origi, però. Sì, ma c'è anche un Milan. Sì. Ma anche quando bene, ma non di più, vedi. La posizione di filata sale. Sì, un po' troppo. Va bene, ti ho provato. I've done the business a few times as a sub. Yeah, ask Jurgen Klopp and Liverpool fans, yeah? Tomori. Normally when you come away from a game, whatever the scoreline, Tomori. I don't know how many players, if you're a Milan fan, think you played well tonight. There's not too many. It's been an average performance from most. Siamo al 79esimo di questo secondo tempo, è stato ancora fermo fino a 1 a Verona Milan. Ora tanto il tempo. Bellulu. Such a contrast in form in the league. Milan have won 4 of their last 5. Verona on a 4-game losing streak. They haven't lost 5 in a row in Serie A since May 2018. 7 in a row. Rudeli impazzisce! Rudeli! Rudeli, come un comando! Guarda il doppietto, il giorno del suo compleanno! E non ha sempre fatto 2 colpi! Ma è appuntato il Rudeli, dai, sempre quello che ne ha. Prima doppietta di fila, perché è un Verona, no, dai, l'abbiamo fatta, per ora, non si sa, alla fine, vediamo, ha morito Hernández però intanto, voglio vedere questo qua, vuole esultare in diretta, noi come siamo in diretta, però vedendolo, non solo da prendere da fedeli,
Vai, vai. Fa scappa pure il 3-1. Come grida Federico, dai. Qua deve essere. Allarga per Tiernan. Passaggi. Milan 2, Verona 1. Yeah. Però vedi, Difesa laterale per il Verona, quando di gara sono 83, secondo questo tempo, Milan 2, Verona 1, ricordiamo che fa il gol di Sandro Colau. Sandrino! Bel piatto, per destra. Gol di piatto, ed è. Ecco l'inquadrato, l'occhio del taglio già lungo. Mi sembra aver puntato Verona come sua vittima speciale. Questa è una doppietta, che è l'ultima volta che ha giocato Verona Milan. Ha fatto doppietta di noi. Attenzione, riparte Verona pericolosamente in avanti. Sì. Deve stare in zona d'attacco per il Verona. Stiamo attenti, ragazzi. Oh, non male che ha sbagliato il tiro. Posso fare le staccate sotto porta? Rimesso dal fondo per il Milan, ci salviamo. Dai, che servono. Servono questi tre punti, preziosi. Grande Sandro. Ah, no, Rebic l'ha fatto passare. Oh, che proprio li scateva la sostanza. Ma pure lui sarà a livello internazionale. Però me lo prenderà qualche squadra se lo finiamo noi. Questa stagione è l'altra, basta. No, basta.
A lui è molto umile. Cazzo, Hernandez, lui centrale. Viene trattenuto Origi, però l'arbitro continua il vantaggio a Milan. Dovrebbe essere di palla, Torreira! Non ci arriva Reti! Vabbè che poi sbaglia, riparte il Verona! Pochi altri anni! Attenzione, riparte il Verona! Attenzione, ancora il Verona in posto di palla! Le gare sono 85, nel posto sono tempi! Cross in aria, il tiro! Parecchio, ho detto là, Chiove salva il tiro, è proprio lui. Che vedi col piede, ha messo il piede, non male. Questo non era pericoloso il tiro. Grande Chiodo che è un po' su del butto, ma ah, poi sarò visto che ha preso col braccio, ma come con la gamba? Vabbè, niente. Forse quel dubbio l'ha avuto che aveva preso la palla col braccio. No, io ho visto che ha preso la gamba. Io ho visto che ha preso la gamba. Vabbè, comunque, niente di fatto. Penso gol per lui. Oh, quanto siamo? 24. No, 23. Capito, che stavamo a vendere il Napoli, 27. Quella carta di un po' di... quella carta di Travecchio, diciamo, un po' se non ha il calo delle velocità. Bisogna vedere, Napoli sono tre anni che ha fatto così forte, poi ha il calo un po'. Non di ritorno. Però non so perché quest'anno secondo me l'hanno tutti, non so perché sono così tutti. Sambale, non sto. Siamo l'88esimo del secondo tempo, a Milan si è arrivato a 5 minuti, diciamo, in totale. Juric looks to flick it on, Piccoli was the target of the header, Hernandez was there. Juric won the header. Madonna mia! Gabbia mette la palla in calcio d'angolo! Calcio d'angolo per il Verona! Hai preso colore di più di per te, eh? Va bene! Ma di me di recupera! Verona seeking an equalizer! Ah, Chiob, l'ha presa col petto, è un petto di fila, questo gambe è ha munito chi rebbe a Brentano se non fanno questo il questo ah qua forse il petto vedi no, ah, qua, scopre, dai qua, sul petto. Hai visto qui? 5 minuti. Comunque, monito Rebic, a 5 minuti recupero. 5, eh? Non so se è proprio... Scusa, non è un figlio.
Can they protect this lead? Un rischio di gara su 90 25 secondi è proprio per il secondo tempo. C'è questa a batterlo dal lato destro con di testa fuori di Musa, quando sono arrivati al 91esimo, mancano 4 minuti alla fine di questa partita, quindi il Milan in vantaggio di 20 a 1. Grande Milan questa sera, un aspetto carattere. Tu un giorno da me, io un giorno da te. Fascinating affair. Milan's next game will be Monza at home. Cagliari and Berlusconi potentially in attendance at San Siro. Ciao Salvatore. Origi. Oh. 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 Che tirato. Che è questo? Che è questo? Non so di chi lo fa. Origi. Origi. Origi è la padre. Ehi, quaderno! Ignorante! Non ignorante, mi veniva in questo momento. Fa della riga. Poi la battuta, tu devi capirlo. Verona have it back. Church. Attenzione, Verona prova ad avanzare. Beh, non è fallo, che cazzo fischia quest'ora? Cazzo, non pensa agli altri, non pensa ai milanisti, mi faresti soffrire a tutti per un fallo. Che cazzo di... il modello è campionato. Esce Monti Po. Esce Monti Po, il portiere del Verona. Mi lancio lungo in avanti a cercare qualcuno, ma il Milan recupera palla con Calulu. Spalla, spalla. Ci la mette in condizione. No, la palla ce l'ha ancora il Verona. Deve saltare ancora l'attacco per il Verona. I minuti di gara sono 93-35 secondi nel corso di questo secondo tempo. Dai ragazzi! Diamo un Milan sofferente. Esistiamo fino alla fine, portiamo a casa i 3 punti. Milan just absolutely hanging on. Bravissimo, un segnale, eh? Montipo, ma è rimasto dal fondo. Lorenzo Montipo. Aspetta un po', recupera palla però il Milan riparte. Origi, Origi, Berasser, Berasser, Rebic, Tonali, il tiro, la parata di Montipo. Ho visto lei, salva doppietta per poco. Ora è ancora Milan. Rudele ci dice che finisce qui, ma ora non andrà a finire. Allora di Rudele, potete sentire, però non è vero. Ma è vero, dai, tutto capato. Origi, Rebic. Rebic, troppo lungo verso Popega. Allora, non si può. Il lancio lungo. Up it goes towards Juric. Ball into the box again towards Juric. Manichao puts it into touch. Still we go up. In the sixth minute of added time.
Better hurry up. It's a B-lad throw. That's it. That will be it. Somehow, Milan have got over the line and took 3 points from this game. Siamo 35 secondi oltre la fine. E fischia ora l'arbitro, anche se la partita era già finita perché tutta la vai in strada in ritardo. Comunque ufficializziamo che il Milan batte Verona per 2-1. Sempre forza Milan, andiamo ragazzi, dai! Siamo lì. Angelo Barbera che fa un rotto dal bagno, rotto libero. Angelo Barbera, esci così a salutare i nostri amici e chiudo la diretta. Dai che ti aspetto. Vediamo la classifica, Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23 al terzo posto con 2 punti sopra Lazio, che oggi se non sbaglio ha pareggiato, si è 0-0, quindi niente. Che stai farfugliando, signor Angelo Barbera? Stefano Pioli che si complimenta con i suoi giocatori che hanno saputo soffrire fino alla fine e vincere questa partita. Ecco il signor Angelo Barbera che esce dal bagno. Vabbè. Non mi ricordo che era tua mamma. Vabbè, comunque salutiamo. Ci sentiamo al posto di apparire del Milan, sempre forza Milan, col cuore si vince anche soffrendo, è vero che si trova anche per vera? La prossima, è Monza, ragazzi. Buona serata a tutti, sempre forza Milan. Ciao.